Preso al volo Emanuel Rizzi, in questo tunnel che ti ha visto Emanuel entrare tantissime volte in campo, questa volta invece per la prima volta nelle vesti di vice allenatore e quindi per la prima volta nelle vesti di ex giocatore, possiamo dire così, anche se tu sei sempre e sarai sempre giocatore. Le emozioni di questa partita? Da qualche settimana a sta parte diciamo che ho una veste un po' diversa, quindi sì, è un piacere collaborare comunque con Mister De Mozzi, quindi sto cercando di apprendere tutte quelle che sono le sue direttive, cercando di dare il mio contributo di esperienza per quello che mi compete sul campo. È sicuramente un'avventura nuova, diversa. Cercherò di mettermi al servizio, cioè al servizio della squadra con un'altra veste. Amico di tutti i giocatori, e tante pacche nelle spalle, tanti che ti volevano in campo per risolvere i 15 ultimi minuti della partita, hai avuto un occhio di riguardo nei confronti degli attaccanti, oggi hai seguito i loro movimenti. Sì, ho cercato su quello che mi ha detto il mister, insomma, di dare un po' un'occhiata e poi dare le mie referenze, magari già domani, su quello che dall'alto si vede un po' meglio, quindi sì, di notare un po' quello che si poteva vedere, anche considerando il fatto che c'era anche un po' di vento, quindi probabilmente anche traiettorie, qualcosa ha influito anche questo in negativo, però credo che sia stata una buona partita, un buon test. Già allenatore dell'anno scorso di squadre giovanili della nostra città, cosa dire di questo ragazzino che qua tu hai a fianco, il futuro anche lui di un attacco degli anni 2020? Allenare i bambini è un piacere perché c'è sempre da imparare, allenare i bambini è ancora più emozionante che allenare i bambini, credo, i più grandi. Sì, già l'anno scorso io allenavo il 2007, è stata una grande esperienza e quest'anno sarà uguale, con un anno in più di esperienza sia per me sia per loro, e speriamo che da questi ragazzini qualcosa di buono possa in futuro uscire. Ci saranno comunicazioni importanti per il futuro, ma per il momento ci fermiamo. Ciao, ci vediamo. Grazie, buon agosto.